I SEE per disabilità, l'INPS rifà i calcoli a seguito dell'introduzione di nuove regole. Per il calcolo dell'ISEE dei nuclei familiari con disabili o non autosufficienti emanate dopo alcune sentenze del Consiglio di Stato e di quanto stabilito dal decreto legge numero 42 del 2016, l'INPS da martedì scorso, così come ha fatto sapere tramite una nota, sta procedendo a ricalcolare l'attestazione ISEE rilasciate per le domande presentate entro il 28 maggio dell'anno in corso. Un'operazione che terminerà entro il prossimo 10 settembre. Indennità di accompagnamento, pensioni e altre prestazioni percepite per effetto della disabilità infatti non verranno più incluse nella voce di reddito a partire dalle certificazioni emesse dall'INPS dal 29 maggio. Si agevolano i disabili e le famiglie dei disabili in quanto non viene più inclusa nel calcolo dell'ISEE l'indennità per i disabili, cioè la pensione di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento e altre provvidenze a favore degli invalidi civili. C'è pure una maggiorazione dello 0,5% del parametro della scala di equivalenza, è un meccanismo sostanzialmente che viene a agevolare i disabili e le loro famiglie per quanto riguarda il calcolo dell'ISEE. Vengono tolte alcune deduzioni e detrazioni, ma diciamo, complessivamente sono delle agevolazioni in maniera tale che i disabili e le famiglie possono accedere più facilmente attraverso un calcolo diverso dell'ISEE alle provvidenze sociali e sanitarie che li interessano. Il ricalcolo sarà fatto in maniera automatica e quindi non è necessario venire presso le nostre sedi. Il ricalcolo sarà fatto a blocchi da qui al mese di settembre. E qualora ci siano delle situazioni urgenti è possibile presentare un nuovo ISEE, però voglio rassicurare che saranno diciamo, rivisti tutti gli ISEE che riguardano le famiglie con un componente disabile in automatico e quindi non è necessario né venire qui né recarsi presso i CAF in quanto sarà fatto automaticamente da noi.